Buonasera e ben grazie per ritrovato. l'invito. Ogni Vengo sempre tanto, volentieri, a dire la verità. beh, insomma, è stato presente veramente tantissimo a Telecittà, abbiamo condotto anche tantissime rubriche, insomma, è sempre un piacere averla nei nostri studi. Ecco, siamo in streaming anche sulla pagina Mandiamo tutto in Facebook. diretta. Ecco, quindi io la invito, visto che siamo in diretta, a condividere la nostra pagina Facebook, quindi allarghiamo questo messaggio di questa sera. Ricordo che siamo in diretta, quindi avete la possibilità anche di interagire con noi. Tra un po' la regia con Daniele Arena, che salutiamo, ecco, lo vediamo subito, al nostro numero di telefono se volete chiamarci, se volete salutare l'onorevole Bitonci e fare delle domande. Sono tantissimi gli argomenti in discussione questa sera, perché veramente c'è di tutto, dai risultati di queste elezioni alla manovra fiscale. Con cosa cominciamo? Con le elezioni? Sì, beh, sinceramente ci aspettavamo tutti un risultato di questo tipo, soprattutto per quanto riguarda grandi città, cioè Roma, Torino, ecco, che sono le città più grosse, più importanti. Un buon risultato direi a Trieste, del sindaco di Piazza, che è stato riconfermato. Cioè, i sindaci uscenti, anche a causa della pandemia, di quello che è successo, sono stati in questo mandato sono stati riconfermati, a parte qualche caso. Nelle grandi città comunque non erano governate dal centrodestra, né Roma, perché tutti sanno, insomma, prima era governato la Raggi, quindi il Movimento 5 Stelle, e Torino comunque lo stesso dal Movimento 5 Stelle, che è uscito dal panorama politico delle grandi città, quindi una grande sconfitta da parte del Movimento. Il centrodestra ha tentato, forse candidando un po' in ritardo, perché, insomma, su una grande città non si può candidare una persona qualche settimana prima della scadenza del deposito delle liste. Questo è un po' un problema, Questo è stato anche uno degli errori, secondo lei? uno degli errori, ma anche, cioè, i sindaci uscenti sono ovviamente favoriti. Poi la città di Roma, consideriamo che alla fine hanno votato meno di un quarto chi ha votato Gualtieri, un quarto dei romani. Quindi, per carità, il centro-sinistra non si può dire che non abbia vinto, ha vinto in moltissimi comuni, però bisogna anche rendersi conto che quando la gente non va a votare, è la Ecco, sconfitta della sì, ecco, democrazia, soprattutto le amministrative, questo ha perché la pesato cosa tantissimo, ma può perché la essere gente non va? capibile un po' anche alle politiche, perché magari la gente dice: non mi riconosco in questo, in quello, la politica è lontana. Però quando la gente non va a votare il proprio sindaco, le amministrative, è un problema, perché è l'unica possibilità per il sindaco di elezione diretta, cioè di controllo anche diretta del proprio territorio. Quindi io penso che sia stato molto legato al periodo di disagio che hanno avuto i cittadini, che stanno avendo i cittadini in questo periodo di uscita dalla pandemia, con una crisi economica che ancora morde, perché è vero che i dati che anche oggi sono usciti sul prodotto interno lordo per quanto riguarda l'anno 2021, avremo un rimbalzo superiore al 6%. Gli ultimi dati di Confindustria, ma anche quelli del NADEF, del Documento di Economia e Finanza, che è stato Però approvato settimana diciamo che scorsa. comunque guardando la realtà Però tantissime persone in hanno realtà, se problemi. guardiamo poi l'apertura e le chiusure delle partite IVA, anche dato che è emerso settimana scorsa dalla CGIA di Mestre, che fa sempre un grande lavoro e la ringraziamo perché è molto anche puntuale, fa emergere quelle che sono anche le problematiche economiche delle partite IVA degli artigiani, di quelle, insomma, delle micro aziende, considerando che il 95% delle aziende in Italia sono micro aziende, e che il dato è preoccupante, perché per la prima volta siamo scesi sotto i 5 milioni di partite IVA in Italia, e 300.000 chiusure nel periodo della pandemia fino a quest'anno, quello che calcola la CGIA di Mestre. Quindi vuol dire che c'è ancora una
sofferenza economica, considerando che c'è un ingorgo scadenze e pagamenti anche di cartelle, soprattutto nel mese di novembre, dove il provvedimento del governo è stata data una dilazione anche per il pagamento delle cartelle e della rottamazione, che però scadranno a novembre, quindi io penso che là ci vorrà un altro provvedimento da parte del governo, e noi continuiamo a dirlo in questi giorni perché è impensabile. Ecco, secondo me tanti se lo stanno anche aspettando questo, perché mi ricordo che già anche nella scorsa trasmissione ne avevamo parlato e molti avevano chiesto se poteva arrivare un'eventuale rottamazione proprio per le problematiche anche inerenti al Covid. Noi nella legge di bilancio lo proporremo. Io penso che la rottamazione e il saldo stralcio non siano un condono, io lo ripeto da ormai da 3 anni, da quando ero sottosegretario al Ministero dell'Economia, e ho seguito direttamente questo provvedimento, anche quello della flat per le microimprese, il regime forfettario che ha avuto un grandissimo successo, siamo arrivati a 1.900.000 partite IVA che hanno aperto l'attività con questo regime forfettario, che ha avuto un effetto fortissimo anche di emersione. Però una rottamazione quater non può non essere presa in considerazione quando hai 1.000, guardate che non è un numero sperato a caso, sono più di 1.000 miliardi di magazzino fiscale, e all'interno ci saranno anche i furbetti e ci sarà anche chi magari non pagherà. Però ci sono tante famiglie e tante imprese in difficoltà, quindi con un criterio magari selettivo e verificando bene che questi non siano dei furbetti, come sta succedendo con il reddito di cittadinanza, ecco quanti furbetti. Ecco un altro argomento che discuteremo questa sera. Senta, ma possiamo spiegare al nostro telespettatore che cosa vuol dire magazzino fiscale? Magazzino fiscale è la sommatoria di tutto il contenzioso che ha la pubblica amministrazione nei confronti delle imprese e contribuenti. Là dentro ci sono le cartelle esattoriali, ci sono gli avvisi che vengono fatti alle imprese, alle famiglie, ci sono le lettere, si vengono chiamate le lettere di compliance, quelle che vengono mandate al contribuente, alle imprese, cioè tutto ciò che l'amministrazione chiede e in parte non è stato pagato, perché ovviamente là c'è anche la gestione ordinaria, cioè quello che viene emesso e poi viene pagato. Però questo magazzino si ingrossa ogni anno, vuol dire che c'è una sofferenza di fondo e che bisogna lavorare su delle figure e delle misure che siano, io continuo a ripetere, so che magari qua andiamo sul tecnico, sia deflattive del contenzioso, cioè delle misure, forse deve spiegare delle misure che cerchino di cancellare, mediare il contenzioso man mano che c'è, cioè quando a una famiglia, un'impresa arriva una cartella, la possibilità per l'agenzia di dilazionare il pagamento, di verificare quella che è la situazione reddituale e patrimoniale del soggetto, cioè non può essere una cosa spuria da questo, cioè bisogna verificare che il soggetto può pagare, deve poter pagare, e anche lì vanno bene i sistemi che di carattere anche coercitivo per quelli che fanno i furbetti, no? Abbiamo visto casi insomma recenti, parleremo dopo della reddito di cittadinanza, di magari di chi con la cittadinanza è andato a comprarsi il macchinone, la Maserati. Però c'è anche chi effettivamente non paga la cartella perché non ha i soldi. Allora in questo caso l'agenzia, una volta verificata attraverso magari la Guardia di Finanza che quel soggetto, impresa o persona fisica, non può pagare, è logico che l'ufficio deve poter dilazionare il pagamento, magari cancellando, come nella pace fiscale, sanzioni, interessi, che in Italia arrivano al 250%, perché il problema è che tu una cartella da 10 ti trovi da 25 dopo un po' di tempo, togliendo sanzioni e interessi, quindi non condonando assolutamente niente, magari dilazionarlo in 5 anni, magari anche in un termine di tempo anche superiore, in modo che uno possa rientrare un po' alla volta a seconda delle proprie capacità di reddito o di patrimonio. Senta, e poi c'è anche tutto il problema del catasto. Un argomento che so lei ha seguito moltissimo, a che punto siamo? Ma il tema del catasto, noi nella risoluzione che avevamo predisposto, ovviamente in un governo che è un governo di emergenza nazionale, quindi all'interno c'è la componente di centrodestra, c'è la componente dei 5 Stelle e c'è la componente del centrosinistra. Però dal lavoro fatto dalle commissioni di finanza, Camera e Senato, è emerso un documento con determinate linee programmatiche.
Il governo ha approvato in Consiglio dei Ministri un disegno di legge delega che non risponde alle richieste che vengono dal Parlamento. Allora, alcune cose potrebbero anche essere positive all'interno, perché è una cosa che ci chiede l'Europa, quella di riformare il fisco. Però io, che sono anche dottore commercialista, ho seguito temi fiscali da sempre, ho scritto anche dei libri, dei testi su questo, ho seguito quando ero sottosegretario il tema della semplificazione. E la prima cosa che chiedono le imprese e le famiglie è la semplificazione, cioè il fisco costa, la burocrazia in Italia costa, sempre CGA di Mestre, un calcolo fatto l'anno scorso, dai 40 ai 50 miliardi. Pensate cosa costa la burocrazia, il fisco, gli adempimenti fiscali, tributari e amministrativi. Quindi la prima cosa da fare sarebbe la semplificazione e poi il taglio di alcune tasse, per esempio l'IRAP, che è una tassa sulle aziende, che noi che la chiamiamo la tassa, i commercialisti ma anche le imprese, chi ha un'azienda adesso sta seguendo lo sa benissimo, la chiamiamo la tassa sulle perdite, perché per effetto di quelle che sono chiamate in gergo le riprese fiscali, un imprenditore paga le tasse anche se è in perdita. Allora, tutti quanti avevamo deciso, sia centro-sinistra che centro-destra, che questa tassa andasse cancellata o modificata in modo che pagassero le tasse solo le aziende, le imprese in utile. Nel disegno di legge delega c'è questa cosa, ma in maniera molto generica. Però ci sono anche altre cose, come questa del catasto. Noi avevamo detto che era prematura una riforma del catasto, anche perché io ho visto, quando ero sottosegretario, cosa c'era all'interno dei cassetti del MEF, il Ministero dell'Economia, che era la riforma fatta da Renzi e poi non portata avanti, cioè un disegno di legge delega a cui non sono seguiti i decreti attuativi, cioè la cornice di un quadro a cui mancavano i contenuti. Perché? Lì. Perché quella proposta, col passaggio da vani, attualmente viene calcolata la renta sui vani, no? Una casa può essere più grande e avere meno vani, va bene, essere più piccola e avere più vani. Il passaggio da vani a metri quadri portava un aumento indifferenziato di IMU, tassa di registro, IVA per quanto riguarda le società, TARI per quanto riguarda poi il pagamento, ovviamente degli altri tributi legati agli immobili, dal 40 al 50%, ma indifferenziato, e andavano a pagare di più i comuni che avevano fatto l'adeguamento delle rente catastali, come il comune di Padova. Cioè, i padovani sappiano che io sono stato il primo sindaco che ha fatto ricorso nei confronti del decreto Renzi, che distribuiva il fondo di solidarietà ai comuni, perché teneva conto, appunto, non teneva conto del fatto che i comuni come Padova aveva fatto già un aggiornamento delle rete catastali. Abbiamo vinto in primo grado al TAR un mese fa. L'attuale sindaco di Padova si è ritrovato un tesoretto di 37 milioni. Ecco, magari ringraziamo, perché dopo è stato detto: ma ho continuato io il ricorso. Sì, ma se Bitonci vince il primo grado al TAR, ci mancherebbe altro che lasciassi stare quel ricorso in primo grado, e comunque si è trovato un tesoretto su una cosa che aveva fatto il tuo governo di sinistra, in cui Bitonci aveva fatto ricorso. E questo per dire che il tema del catasto è estremamente delicato. Perché? Perché prima cosa bisogna che i comuni aggiornino le rendite. Allora, ci sono i comuni del nord che hanno fatto gli aggiornamenti delle rendite, e le micro zone catastali, che vuol dire, se sei in centro storico hai una rendita, ma se abiti in un quartiere popolare avrai una rendita molto più bassa. Quindi noi diciamo, la riforma del catasto va fatta dal basso, quindi non a livello governativo. La norma c'è già, è dal 2010 che i comuni devono fare l'accertamento e devono fare la revisione e devono fare le microzone e devono fare l'emersione del 1.200.000 immobili che non sono accatastati. Allora, nel disegno di legge delega c'è una norma, articolo 7,1, che dice i comuni dovranno fare l'accertamento degli immobili che non sono accatastati, questo famoso 1.200.000 immobili che sono privi di renta e non hanno pagato assolutamente nulla.
chi ci ascolta sa benissimo dove sono questi immobili. Non sono a Padova, non sono a Vicenza, non sono a Treviso, non sono a Verona, non sono a Milano. Ecco, sono da un'altra parte d'Italia. Allora, all'interno c'è una norma che c'è già dal 2010, perché nel 2010 è stato detto i comuni devono fare la verifica dell'aerofotogrammetria, cioè è stata fatta una fotografia dall'alto di tutta quanta l'Italia e sovrapposta con i dati catastali sono emersi che ci sono questi punti di questi fabbricati che non pagano niente e hanno una renta, quindi si parte da là. Quindi non in si realtà parte dal contrario. Si possono sistemare, voglio dire, no? Diciamo, invece della riforma del catasto e dire mettiamo le rendite a tutti quanti, partiamo invece a far pagare chi non ha mai pagato nulla, questo dice la Lega. Senta, allora lei ha nominato Padova, abbiamo parlato di elezioni, adesso io voglio cambiare un po' argomento, poi ritorneremo anche su quello che è il tema fiscale, economico, che riguarda veramente le tasche di tutti noi. Però visto che abbiamo parlato di elezioni, adesso si è chiusa una tornata, però c'è una città, quella di Padova, che si sta avviando verso un 2022 che sarà sicuramente molto caldo e impegnativo, perché ci saranno le elezioni poi in primavera. Beh, in Veneto abbiamo le elezioni di due comuni che sono anche capoluogo ovviamente della provincia e sono Padova e Verona. A Verona attualmente c'è un sindaco che è già di centrodestra, ma ovviamente c'è, come sempre c'è, una discussione che porterà a una decisione probabilmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per quanto riguarda Verona. A Padova abbiamo una ampia coalizione, ecco, che è formata sia da coalizione civica, in cui all'interno c'è Rifondazione Comunista con la Ruffini, c'è una componente diciamo molto di estrema sinistra borderline con i centri sociali, e qua è difficile che possano smentirlo perché basta guardare i nomi e cognomi dei consiglieri comunali che sono in consiglio, la componente del PD che è quella che poi effettivamente governa la città attraverso insomma la componente che c'è in giunta e anche fuori dalla giunta, ecco, i consiglieri del sindaco, e poi c'è una componente anche di centrodestra, c'è questa grande coalizione che nel 2017 è stata creata ad hoc, un po' prendendo in giro anche gli elettori, perché quando si dice andiamo disuniti, poi ci si unisce al secondo turno, poi si dicono certe cose, per esempio l'ospedale verrà fatto in centro storico, nuovo su vecchio, e poi si firma l'accordo di cui il programma con Zaia sulla proposta di Massimo Bitonci, insomma, ma i padovani queste cose le sanno, non è che siamo qua a raccontare le barzellette, nonostante il fatto che qualcuno, e devo dire un po' anche la stampa locale, non i media liberi come Telenuovo o come le altre TV, però la stampa locale insomma copre un po' questa situazione, non cita, va bene, quando si parla dell'ospedale nessuno ricorda la proposta di Giordani e Company, cioè i due silos, vi ricordate, c'è quella bella fotografia insomma della campagna elettorale, quei due silos in centro storico tipo due centrali termonucleari. Noi invece avevamo un'idea molto chiara di un nuovo ospedale vicino a Padova Est, un nuovo ospedale universitario, un ospedale della ricerca, poi alla fine firmano l'accordo di programma con che il governatore Zaia su questo, cioè sinceramente bisogna anche essere onesti e dire quello non era il nostro progetto, abbiamo cambiato idea, si può cambiare idea. È un segno anche, insomma, di quando si capiscono le cose si cambia idea, ma come su tanti altri progetti che poi sono stati portati avanti, inaugurati magari, ma non erano progetti di quell'amministrazione. Senta, onorevole, quindi insomma è una bella campagna elettorale su cui è giustamente si dirà quello che era scritto nel programma elettorale, va bene, del gruppetto Giordani Lorenzoni, insomma, e quello poi che hanno fatto, no? Aspetti, cioè, il contrario. Aspetti che c'è una telefonata. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Io sono Luigi da Noale, Venezia. Buonasera, Luigi. No, io... Pronto? Deve abbassare il televisore. Sì, già fatto. Chiedo alla regia se però a noi potete alzare il volume qui, perché sennò non sentiamo. Ecco. Prego. Sentite? Prego.
Prego, grazie. No, io volevo, ho ascoltato con attenzione il discorso dell'onorevole Bizzonci, che è un discorso effettivamente razionale e molto intelligente, e vorrei aggiungere soltanto per dare un contributo alla discussione, in quanto io sono proprietario di un immobile vincolato dalla sovrintendenza. Quindi già il buon Monti nel 2012 revocò quelle che sono le concessioni che venivano, diciamo così, date da questo governo ai proprietari di immobili, calcolando una rendita catastale che ha portato da 10 a 100 l'imponibile sulla rendita, e questo a discapito di quelle che sono gli oneri per la manutenzione di questi immobili, che ricadono completamente in capo alla proprietà. Quindi non c'è, tra le altre cose, per gli immobili che sono poi eventualmente locati commercialmente e non ad uso abitativo, non c'è neanche la detraibilità fiscale fino all'anno scorso, per cui sono tutti costi a fondo perduto, con la responsabilità invece di mantenere l'immobile nello Stato, perché poi hai anche il penale nel caso eventuale tu malauguratamente ci dovesse succedere qualcosa con affreschi e cose di questo tipo. Quindi la riforma del catasto, per quelli che sono, io parlo per quanto mi riguarda, ma è assolutamente da rivedere questo punto di vista. Io prego l'onorevole Bitonci, che è persona informata e molto preparata in non ci siamo messi d'accordo, cioè io settimana scorsa le mostro, perché ho incontrato il presidente dell'associazione di more storiche, no? E vincolate, perché il tema è questo. Io sono dell'idea che gli immobili vincolati non debbano pagare, non lo dico perché è lei, ma lo dico perché, cioè, guardi, ho la mail della documentazione che mi hanno mandato l'altro giorno, ve la mostro, ecco, di more storiche, c'è scritto con il rapporto dell'osservatorio, eccetera eccetera, l'incontro l'abbiamo fatto settimana scorsa, mi hanno mandato tutta quella documentazione, perché io ho chiesto la loro documentazione, perché in legge di bilancio noi proporremmo, è vero che è una nicchia, però una nicchia che va tutelata, no, cioè, se io ho un immobile storico ed è vincolato ed è sotto tutela e devo fare le manutenzioni, cioè devono darmi la possibilità di farla e quindi mi esenti dal pagamento dei tributi, e l'attività che faccio all'interno deve essere vincolata, casomai, a fare le manutenzioni se io ho un beneficio di carattere fiscale, giusto? Va bene. Perfetto, cioè, quindi, cioè ciò che viene invece, diciamo così, erogato come contributo alla discussione, che io parlo per competenza e conoscenza di molti proprietari, pensiamo per esempio alla Riviera del Brenta, tutte le dimore storiche che sono allocate lungo la Riviera del Brenta, per non parlare poi di Venezia, che è un museo a cielo aperto. Quindi parlare di riforma del catasto, facciamo come suggeriva l'onorevole poc'anzi, facciamo pagare gli immobili che non sono accatastati e che finora non hanno mai pagato niente. Cominciamo dal basso, è inutile. 47% di evasione in Calabria, l'ho detto, mi è scivolata, ma chi è già 40, dati non della Padania, dati del Il Sole 24 Ore 2 settimane fa. Andate a guardare, cioè ma l'evasione, 47% l'evasione sugli immobili in Calabria. Non si sono ben guardati dall'eventualmente riformare questa, che è una vergogna, perché se l'immobile ha caratteristiche di pregio storico / artistico, non lo ha deciso la proprietà, lo ha già di suo deciso la sovrintendenza. Io ho un vincolo dal 1850, parliamo di momenti 2 secoli fa, quindi non l'ho deciso io, lo ha deciso qualcun altro per me. Le dirò di più e chiudo, che da ultimo, nell'eventualità che la proprietà decidesse di vendere, il governo o comunque lo Stato ha la prelazione acquisto su quell'immobile. Quindi anche questo, non sei mai proprietario a casa tua, perché nel momento in cui io decidessi di trovare un francese, un tedesco, un inglese al quale decido
di vendere la mia proprietà, il governo ha la prelazione d'acquisto. Certamente. Quindi anche questo, ma cornuti e mazziati. Penso che chi ci ascolta, questo gli abbiamo spiegato, ma lo sa benissimo. Noi nelle prossime settimane depositeremo e faremo anche una conferenza stampa, una proposta di legge che prevede l'esenzione totale dalla tassazione degli immobili vincolati, delle dimore storiche, immobili vincolati, con l'unico obbligo che mi sembra insomma assolutamente plausibile di convenzionarsi con il comune, con la soprintendenza, perché questi immobili possano essere visitati magari qualche giorno, non dico la settimana, ma ecco, in modo che un bene che è vincolato magari possa essere visto anche, io parlo di quelli più, ecco, magari più belli, qualche le ville venete. Si è conclusa ieri la giornata del FAI italiano, che dà l'opportunità ai cittadini di visitare dimore storiche che solitamente durante tutto l'arco dell'anno sono impraticabili e chiuse al pubblico. Noi siamo una di quelle, quindi ben venga questo tipo di opportunità. Ringrazio l'onorevole Bitonci per la cortesia e la disponibilità dimostrata, ringrazio voi per un grande apprezzamento per la qualità della trasmissione. Grazie, signor Luigi, buonasera. Buonasera, grazie mille. Come avete visto siamo in diretta, il numero è sovraimpressione, quindi potete non ci siamo messi d'accordo, interagire. No, assolutamente. Ma io, mentre il signor Luigi parlava, ho visto che lei ha preso il telefono e che ha digitato subito dimore storiche, infatti avevo l'occhio che cadeva lì e cercava proprio un documento che ho visto benissimo. Sì, perché c'è stato questo incontro settimana scorsa dove insomma sono migliaia e migliaia, centinaia di migliaia le dimore storiche in Italia. Cioè che questi soggetti siano costretti a fare le manutenzioni e a doverci pagare anche sopra le tasse, e magari pagare le tasse perché organizzano qualche matrimonio all'interno o hanno qualche sala espositiva o fanno qualche convegno per poter pagare le spese di manutenzione, che sono obbligatorie, perché sono obbligatorie poi le spese di manutenzione da parte della soprintendenza, rischiano poi se succede qualcosa. È veramente incredibile, perché è un patrimonio che deve essere vincolato. Ricordiamo chi ci ascolta che il turismo in Italia ante pandemia portava il 13% del PIL italiano, quindi il 13% del PIL italiano è turismo, e quindi non è turismo solamente mare e ovviamente e montagna, ma turismo è tantissimo anche città storiche, città d'arte, dimore storiche che devono far rete, e c'è un patrimonio che noi dobbiamo assolutamente tutelare e che può dare delle fonti anche di reddito, di guadagno e di lavoro ai nostri giovani. Cioè è un lavoro, questo è lavoro per il futuro, quindi pensiamoci bene. Allora, noi abbiamo un attimo di pubblicità, siamo in diretta, mi raccomando rimanete con noi, ci fermiamo qualche attimo piccolo, a tra pochissimo. Fertile Serramenti, dal 1970 produce infissi in legno, legno alluminio e tratta finestre in PVC. Offre serramenti di altissima qualità che assicurano il massimo risparmio energetico, grazie anche all'installazione affidata a posatori certificati. Possibilità di accedere alle detrazioni fiscali o allo sconto in fattura del 50%. Vieni a conoscere i prodotti Fertile Serramenti presso lo showroom in via Noalese Nord 60 a Mellaredo di Pianiga, Venezia, o visita il nostro sito web www.fertileserramenti.it. Energia, che bella parola. L'amore accende energia. L'amicizia accende energia. Il lavoro accende energia. Il pensiero dell'avvenire accende energia. Lo sport accende energia. Antenore, più energia per il futuro. Il futuro corre veloce. La televisione viaggia nel futuro. Telecittà, da sempre attenta nel web, potenzia la sua attività in rete. Puoi collegarti ovunque tu sia con le nostre dirette e i nostri servizi, scaricando l'app direttamente da Google Play per tutti i tuoi dispositivi Android.
Attraverso l'applicazione puoi accedere direttamente ai live della nostra emittente e a tutti i suoi servizi, con la possibilità di visionare on demand una moltitudine di contributi sempre aggiornati. Per le smart TV che utilizzano Windows oppure se accedi dal tuo PC, sarà sufficiente collegarsi al sito www.telecitta.tv e cliccare sul link della diretta. Telecittà è canalizzata sulla maggior parte delle piattaforme IPTV presenti in rete. Questi contenitori di canali televisivi rappresenteranno l'offerta del futuro nel settore delle telecomunicazioni. Inoltre, è puntuale e precisa la presenza social sia su Facebook che su YouTube. Stiamo lavorando per rimanere al passo, per offrirvi sempre il meglio, senza mai dimenticare che Telecittà rimarrà comunque la televisione di casa vostra. E ben ritrovati in diretta a Punti di Vista, siamo in compagnia questa sera dell'onorevole Massimo Bitonci, mi piace perché abbiamo discusso di tanti argomenti e devo dire che insomma il pubblico nostro è sempre molto molto attento. E beh, ma io come dicevo prima vengo molto volentieri, anche perché si ha un contatto diretto con la gente e soprattutto questa trasmissione adesso, come anche in passato, è sempre stata molto vicina a quelle che sono le esigenze anche della gente che magari non emergono quando nelle TV nazionali, ecco, perché nelle TV nazionali magari non è che ascoltano molto il singolo cittadino. Senta, poi ci sono delle altre notizie che le persone si aspettano o si aspettavano perché qualcosa è già stato detto, però poi non è stato ancora confermato, come ad esempio la cassa integrazione, questo rifinanziamento mi pare per altre 13 settimane, i soldi per questo reddito di cittadinanza che crea tantissimi umori per qualcuno e malumori per altri. Cioè, dispiace che in questi mesi si parli, ormai è monotematico il tema perché si parla solo di, ecco, non lo dico neanche cosa, però in tutti questi mesi si parla solo di un unico tema, o il Green Pass, o le elezioni, cosa è successo a Roma adesso, ma mentre il tema secondo me più delicato è il tema del lavoro, assolutamente ma il tema del lavoro. La cassa integrazione certamente in un momento il così. Il tema del rifinanziamento della cassa integrazione, che però è prevista già nel decreto fiscale, perché c'è la legge di bilancio, poi c'è un decreto fiscale collegato. È prevista il rifinanziamento della cassa integrazione. C'è un tema delicatissimo a cui io tengo molto perché conosco bene le imprese, le microimprese, come dicevo prima, che il 95%, neanche piccole imprese, le microimprese, quelli con pochi dipendenti, che sono le forme di tutela, quindi anche la riforma della cassa integrazione per i lavoratori autonomi e per tutti coloro che non sono stati coperti, che erano stati coperti durante il periodo del Covid, ma che adesso fine Covid, ecco, rimarranno questo scoperti. Questo è un aspetto molto importante, e quindi, perché generalmente sono persone che sono sempre state lasciate a se stesse. Sì, no? La riforma è fondamentale, leggevo, il governo su questo deve ancora decidere, è una delle riforme importanti, quelle degli ammortizzatori sociali. C'è da ridurre il numero perché sono più di 15, sono quasi una ventina gli ammortizzatori sociali e bisogna ridurre a un unico ammortizzatore che sia più esteso possibile, cioè che comprenda anche le piccole aziende, le piccolissime aziende e chi ha anche solo un lavoratore, perché non è giusto che un meccanismo di tutela dell'impresa e del lavoratore sia solo per determinate categorie di aziende. È logico che è una misura che costa, però noi abbiamo già ovviamente pronti emendamenti, ma può darsi che ci pensi anche direttamente il governo. So che al Ministero del Lavoro stanno pensando a questa riforma degli ammortizzatori sociali, che deve essere però anche accompagnata da una riforma delle politiche attive del lavoro. Cosa vuol dire le politiche attive? Cioè sono tutte quelle politiche che devono accompagnare il lavoratore che perde il posto di lavoro o che non ha il posto di lavoro o i giovani che entrano nel mondo del lavoro a individuare qual è
l'azienda, qual è il settore su cui può essere collocato. C'è un sistema ormai vecchissimo che non funziona. Io sono dell'idea che bisogna far partecipare i privati, cioè nel senso che sono dell'idea liberista di dire la riforma di questo meccanismo di collocamento deve essere fatto assieme anche ai privati che funzionano bene, cioè in un sistema dove ci sia il pubblico, però di fianco anche i già centri di impiego e collocamento che hanno messo in piedi i privati sulle loro spalle. E poi c'è il tema del sostegno del reddito delle persone in difficoltà, indigenti. Allora, il reddito di cittadinanza io non sono contrario, e lo dico, a forme di sostegno delle famiglie in difficoltà o di chi perde il posto di lavoro e ha finito anche la cassa integrazione, ha finito anche la NASPI, però come è stato impostato il reddito di cittadinanza, tutti abbiamo capito che ci sono delle lacune, delle grossissime falle, su cui nel quale si sono inseriti i furbetti, ma non decine, migliaia di furbetti. Cioè, il caso del Lazio, di Roma, dell'altro giorno, 700 indagati dalla Procura di Roma, tra cui anche un CAF, un direttore di un CAF, anche professionisti che facevano ovviamente le domande, persone che comunque erano proprietari di beni che ottenevano reddito di cittadinanza, o il caso qua in Veneto di Treviso 120 circa 120 persone, giocatori che giocavano col gioco online, quindi che avevano anche vinto dei premi, oppure il caso limite di un cretino, perché si può chiamarlo solo così, cioè mi dispiace, può anche querelarmi, di un cretino, perché lo ripeto ancora, di un cretino, ecco, che fa la domanda del reddito di cittadinanza dopo per acquistare magari con quel poco che ha preso di reddito di cittadinanza la Maserati. Cioè siamo alla presa in giro, cioè di chi invece ha bisogno di uno strumento. Quindi questo strumento va riformato, siamo d'accordo noi, ovviamente l'opposizione, è d'accordo anche parzialmente anche il PD, non è d'accordo il Movimento 5 Stelle, che ne fa una bandiera assolutamente demagogica. Allora, se una cosa non funziona va riformata. E quindi noi ci batteremo perché rimanga uno strumento di sostegno delle famiglie in difficoltà, che deve esserci. Tutti i paesi civili, tutti i paesi occidentali, tutti i paesi democratici hanno una misura che sostiene, che dia un reddito minimo alle persone che non possono lavorare. Ma quelle che possono lavorare devono andare a lavorare, e quindi una volta che rifiutano un posto, una volta che ne rifiutano un altro, devono perdere il sussidio, non possono continuare. Noi abbiamo fatto... Però è mancato l'altro strumento, no? È mancato il collocamento, cioè quelle che vengono chiamate, ovviamente si cercano sempre dei termini che la gente poi non capisce, no? Le politiche attive del lavoro vuol dire collocamento, ecco, chiamarlo collocamento no, perché sennò... Ecco, noi abbiamo fatto, qui mi rivolgo proprio a tanti nostri telespettatori, abbiamo fatto una trasmissione all'ora di pranzo qualche settimana fa, dove hanno chiamato diversi signori che magari prendono la pensione sociale, che lamentavano il fatto, dicendo: noi abbiamo la casa in affitto, abbiamo le bollette, le medicine, dobbiamo mangiare, prendiamo la pensione sociale che è più bassa del reddito di cittadinanza. È difficile dare una risposta, cioè, a queste persone. È assurdo, è come il caso di qualche anno fa, dove grazie a un emendamento a firma mia, devo dire anni fa, siamo riusciti a bloccare quella cosa assolutamente illegale e perversa, che era quella della possibilità per gli stranieri che venivano in Italia, anche solamente arrivavano qua dopo qualche settimana, magari che erano in età pensionistica, di ottenere l'assegno e quindi la pensione sociale, che poi magari veniva mandata nel paese d'origine. Adesso ci vogliono 10 anni di residenza. Sono effetti perversi, no? Come questo del reddito di cittadinanza, all'interno della norma ci sono delle lacune che vengono ovviamente utilizzate dai furbetti, e ci vogliono maggiori controlli e una normativa molto stringente per quanto riguarda i rifiuti. Cioè,
non i rifiuti urbani, ma quando io rifiuto un'offerta di lavoro, quindi deve esserci uno strumento che mi dice c'è quel posto di lavoro, va bene, e tu devi andare a fare quel lavoro, oppure se non ci sono posti di lavoro tu devi lavorare per il tuo comune, eventualmente fare i servizi sociali, cioè questo, cioè chi ha quel tipo di contributo e può lavorare, perché ci sono delle persone che non possono lavorare per problemi anche ovviamente di carattere fisico, cioè che vada a raccogliere le foglie del comune, a pulire nei parchetti, a dare i libri in biblioteca, cioè questo tipo di attività che può essere fatta da chi magari riceve un sussidio e su questo si lavorerà, cioè almeno chi ha il sussidio che può lavorare lavori per le amministrazioni comunali. Allora, abbiamo 10 minuti, adesso chiudiamo dentro una parentesi tutti questi argomenti e ritorniamo su quello a cui tengo molto, e cioè la città di Padova. Avevamo iniziato a parlarne, noi sentiamo un po' i vari ospiti che preannunciano campagne, corse, nomi, noi vogliamo sapere qualcosa di più. Ma da lei. Non nascondo che praticamente da quasi un anno che stiamo lavorando come centrodestra, quindi ovviamente ognuno con le proprie posizioni. Io penso che a Padova saremo in grado a breve di annunciare una candidatura. Ecco, ma il nome di Peghin che sentiamo spesso è un nome detto così o c'è un progetto? Ma a dire la verità, ci sono ovviamente varie proposte da parte dei partiti e dei movimenti. Io non nascondo il fatto che comunque conoscendo Peghin da anni, ma molti a Padova lo conoscono, che insomma lui è una persona con un ottimo curriculum, cioè presidente di Confindustria negli anni passati, presidente di Assinduzia Sport, quindi insomma anche sport, attivo nel mondo del sociale, è stato presidente del museo, del MUSME, quindi il museo della medicina, quindi assieme all'università, al comune di Padova, alla fondazione, quindi una persona molto attiva, con una persona libera, nel senso che ha un proprio lavoro, una propria azienda, non ha interessi a Padova. Senta, non è legato a, quindi potrebbe essere una delle persone, diciamo, anche dal punto di vista adesso c'è tutta questa polemica, no, su i civici hanno vinto i politici, cioè quella narrazione del PD, no? In realtà nelle città bisogna trovare la persona giusta. Questa è, allora, una persona così, anche abbastanza giovane, un imprenditore, forse più imprenditore di quello che c'è adesso, e un laureato con una determinata formazione, già esperienza nel mondo associativo, nel sociale, così, diciamo, le carte in regola ce l'ha. Ecco, forse magari qualcuno si preoccupa perché magari nelle caratteristiche è meglio. Dopo vedremo il confronto il prossimo anno, certo che se pesiamo, ecco, c'è Senta, una persona indipendente che ragiona con la propria testa e che magari non si fa tirare la giacchetta. Onorevole, dai lei sociali. Conosce benissimo la città di Padova. È una città così difficile da amministrare. Mi risponda tra poco perché abbiamo una telefonata. Sentiamo chi c'è. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Pronto. Buonasera, con chi parliamo? Parlo con Gino di Treviso. Buonasera Gino. Io sto ascoltando l'onorevole, che lo conosco io molto bene, e volevo chiedergli una cosa, no? Si parla di tante cose, no? Quello che mi dà fastidio, hanno detto giorni scorsi qua che i gattovacci, si parla di 100 miliardi di nero, ha parlato di 4 finanziari, lui mi parla che fare una finanziaria da 25 miliardi e magari un'altra 3. Praticamente 4 finanziari di nero. Allora io ho pensato una cosa da ignorante, no? Non so se le vuoi puntare le cose. Allora io dico, eliminiamo il contante, è finito, è nero, si finisce da solo.
Non ho ben capito il concetto perché sono sparito un po' di parole. No, ma io, cioè, allora, adesso cerco di rispondere a questo signore che ha una voce simile a quella di Gentilini, le faccio insomma del carissimo amico Gentilini, è vero che somiglia un po' sì. a Gentilini, ecco, trevisano. E, allora, il lavoro, il problema dell'emersione del nero, ecco, non solo del lavoro nero, anche del nero, che si chiama il sommerso, è un tema delicatissimo e fondamentale. Io sono d'accordo che bisogna farlo emergere, però per far emergere il nero bisogna che le tasse siano più basse, cioè non dobbiamo dare la giustificazione alla gente di dire io faccio nero perché fino a giugno lavoro per lo Stato, fino a agosto lavoro per lo Stato e dopo gli ultimi mesi lavoro per me stesso. Quindi, e questo l'effetto per esempio dell'introduzione della mini flat tax, il 15%, come dicevo all'inizio della trasmissione, cioè di quel regime che io ho fortemente voluto quando mi è stato chiesto di trovare un regime che fosse un regime vicino alla flat tax, cioè a una imposta proporzionale che fosse diversa dall'IRPEF, perché ha avuto questo grande successo? Dicevo prima 1.900.000 partite IVA che aderiscono e io trovo gente che sono stato in ospedale perché mi hanno cucito qua perché ho avuto un piccolo incidente, ecco. Va bene, quello che mi ha cucito mi ha detto io sono qui, stavamo discutendo in che forma era, mi dice io ho il regime forfettario, sono in flat tax, no? Va bene, quindi faccio la fattura all'ospedale per i servizi che mi faccio. Ho detto ma guarda che l'ho fatta io quel regime là, no? Cioè nel senso che i regimi ipersemplificati, cioè questo regime prevede che non si tiene la contabilità e si fa solamente la dichiarazione di rete, si paga il 15% sul fatturato, quindi senza detrarre i costi. È stata una misura di ipersemplificazione che ha avuto un grandissimo successo. Beh, ma anche perché è una grande opportunità. È una grande opportunità, il 5% per i giovani, persone. I giovani che aprono l'attività con questo regime per 5 anni pagano il 5% e quindi è un incremento fortissimo per aprire l'attività. Ecco. Allora l'effetto è stato che, e l'abbiamo visto sui dati, che è vero che alcuni sono passati dal regime ordinario a quello della flat perché era più conveniente, ma il forte incremento dell'emersione, cioè chi era nel sommerso, che aveva 10-15 mila euro di entrate in nero, diciamo così, con la flat tax aveva una imposta certa e ha preferito uscire da questo regime, ovviamente illegale, va bene, per entrare nella normalità pagando un'imposta certa. Quindi io dico è vero, bisogna combattere l'evasione sommerso, i furbetti, che ce ne sono tanti in Italia, ecco, però non diamogli giustificazione. Quindi la giustificazione è facciamo in modo che le tasse siano giuste. Quando le tasse sono giuste per tutti, e allora non si guarda più in faccia a nessuno. Questa è la realtà. Certo, ecco, io mi rivolgo, colgo anche l'occasione a tutte quelle persone che si trovano ancora in qualche posizione così di intermezzo, che non sono regolari, perché effettivamente tanti magari non pensano che questa rappresenti una grande opportunità, però effettivamente non c'è un motivo per non farlo. Non c'è un motivo per non farlo perché un giovane che vuole aprire l'attività adesso, invece di lavorare in nero, si apre con il regime forfettario al 5%, per 5 anni paga il 5%, può fare tutte le fatture che vuole. Cioè nel senso è logico che oltre un certo limite, no, che attualmente è 65 mila euro, non so il governo cosa vuole fare, però insomma per un giovane è un margine di fatturato buono, molto buono, e anche se non deduci i costi comunque paghi il 5% e comunque emerge una situazione di... quindi fatelo. Utilizzate questo regime sperando che il governo non voglia cambiare idea su un regime molto positivo. Beh, speriamo proprio di no. Farlo adesso sarebbe un errore madornale, ma anche un grande tradimento, vuol dire che chi... bisogna portarlo a 23, dicendo che deve essere la prima aliquota IRPEF, ma non c'entra nulla perché l'IRPEF si basa sul reddito e la flat, cioè questo regime flat, si basa sul fatturato che non deduce i costi. Quindi certe volte si parla con persone che forse non conoscono il meccanismo, ecco. Senta, allora siamo arrivati praticamente al momento dei saluti, dobbiamo chiudere, però io le avevo fatto una domanda prima che chiamasse il nostro telespettatore, che saluto e che ringrazio. Le avevo chiesto se Padova è una città così difficile da amministrare. No, Padova è una città bellissima, non è difficile da amministrare perché nei 2 anni e mezzo in cui sono stato sindaco, insomma, cioè, io ho avuto tantissime soddisfazioni.
Poi quello che è successo ovviamente va al di là della politica, ma tutti i padovani lo sanno, insomma, perché andare dal notaio di notte a sfiduciare un sindaco che è al quinto posto in Italia, come, ecco, sapete qual è la classifica dell'attuale sindaco? Ecco, Sole 24 Ore, ripeto, non altri tipi di giornali. Quindi vuol dire che c'è stata una volontà precisa di bloccare un'azione di riformatrice della città molto chiara, tanto che i progetti che vengono approvati adesso e quelli che vengono inaugurati o dove sta andando questa amministrazione sono i progetti del programma di qualcun altro. Quindi, però i padovani decideranno il prossimo anno in tutta libertà e noi faremo in modo che ci sia il candidato giusto, al momento giusto, con la coalizione giusta, con i progetti giusti, con una visione di futuro della città, perché guardate che in questi 5 anni, cioè, la città, al di là di quello che viene sbandierato con tutti i mezzi di informazione ovviamente schieratissimi, ecco, ma insomma, questo chi legge il giornale sa benissimo, io avevo 10 pagine del giornale contro, adesso abbiamo 10 pagine del giornale a favore, ecco, del quotidiano più letto a Padova. Sposta non sposta, ma se è ogni giorno è logico che fa consenso, no? Cioè, anche con una riscrittura della storia, cioè qua c'è una volontà di riscrivere anche quello che è successo e di non intestare neppure le opere che vengono realizzate a chi effettivamente le ha volute. Beh, se allora penso, parliamo dell'ospedale di Padova, no, l'abbiamo nominato ma prima. Ma faccio un esempio di questi giorni, insomma, cioè, il Parco Tito Livio. Cioè, chi è che ha fatto il progetto, ha avuto l'idea del Parco Tito Livio, della passerella, della cosa? Cioè, ce l'ha avuta questa amministrazione? Allora vanno a inaugurare, a farsi senta, le foto, ma lei, cioè, senza ricordare che non è roba loro. Cioè, hanno portato avanti una cosa. Lei avrebbe voglia di riscendere in campo? Ma io scenderò sempre in campo a fianco di chi sarà il candidato sindaco. Questo è poco ma sicuro, anche perché l'esperienza di questi anni, insomma, anche perché conosco anche i pregi e i difetti, no? Conosco molto i difetti, so anche quello che è successo in questi anni, le cose che si possono dire in televisione e quelle che non si possono dire, magari, che magari verranno dette da altre parti. Ecco, perché non è stata del tutto sempre trasparente, insomma, l'azione di questa amministrazione composita. Ma i padovani lo sanno, tanto cioè, stanno perdendo pezzi, perché se ci sono consiglieri comunali che o votano contro, o si astengono, o stanno fuori, oppure stanno pensando ad altre liste, c'è un consigliere che ha annunciato una sua lista con una sua candidatura, ecco, sostiene la maggioranza, ma anche altri, vuol dire che insomma si perdono pezzi. Allora, noi la inviteremo un'altra volta per fare una trasmissione tutta su Padova, magari con dei contributi, magari anche con qualcun altro, cercheremo di rendere questa trasmissione un po' piccante. Noi guardiamo al futuro e 5 anni di blocco totale della città. Allora, noi siamo arrivati alla chiusura di Punti di Vista, abbiamo iniziato questa settimana con voi, con un grande ospite che ci ha fatto un gran piacere ospitare. Grazie, vengo sempre volentieri. Grazie, e buonasera e buon lavoro. Finché mi permetteranno di parlare, dopo insomma può darsi che... come succede magari in altri media, dove tu anche se fai le interviste magari non le mandano apposta. Vabbè, insomma, noi cerchiamo di essere democratici, insomma, di parlare con tutti, lasciando trasparire sempre la verità. Onorevole... La verità vince sempre, vedete il prossimo anno. Grazie, onorevole Massimo Bitonci. Grazie a voi. E buonasera a tutti voi, a domani. A tutti.